Buongiorno, siamo nella redazione del Bookblog in compagnia di Melvin Borges e vorremmo fargli alcune domande sui suoi libri che riguardano l'adolescenza. La maggior parte dei suoi libri è basata su storie vere. Ad esempio, per la stesura di Kill All Enemies ha intervistato molti adolescenti. Quali ambienti predilige per osservarli? In the case of Junk, of course, I already knew them because I lived in Bristol, where the story is set, so I knew them already, so I didn't have to do any research. With Kill All Enemies, it was people from a very different part of the world, a very different environment socially from where I grew up. So I went to seek them out. I went to PRUs, Perus, which is a place in England where you go if you're chucked out of school. Do you need to translate this? Go on then. Allora, per quanto riguarda Junk, in realtà io i personaggi già li conoscevo, per cui non ho dovuto fare particolari ricerche. Invece per Kill All Enemies si trattava di personaggi effettivamente da un ambiente completamente diverso dal mio, proprio a livello sociale erano personaggi completamente diversi, quindi ho dovuto andarli a cercare. E sono andato in quelle zone dell'Inghilterra, in quelle strutture inglesi che si chiamano PRUs e che sono, diciamo, le strutture dove vanno a finire i ragazzi che abbandonano la scuola. Also, in Leeds, which is a big town in the north of England where I live, behind the Corn Exchange, there's a place where all the teenagers parade, all the goths, the punks, the heavy metalers, all the different people who like to dress up, and they parade there. And I know the social worker who is paid to walk around just to make sure nobody gets too drunk or there's no trouble. So I spoke to her and she introduced me to some people. She introduced me to Rob and the band, Kill All Enemies. E poi a Leeds, che è una città del nord dell'Inghilterra dove io vivo, ci sono alcune zone dove gli adolescenti si ritrovano, in particolare sono heavy metal, punk, gente così che si veste in una determinata maniera e si riunisce tutta in una zona. E io in realtà ho conosciuto un assistente sociale che è proprio il suo lavoro, è proprio quello di andare in questi posti della città a controllare che non succeda niente, che nessuno si ubriachi troppo, diventi molesto, eccetera. E quindi grazie a lei sono riuscita a conoscere alcuni personaggi come per esempio Rob. And also they say that every human being in the world is only 10 steps away from one another. Okay? So there are close links between you and everyone. So if you ask your friends or your family or your parents or the friends of your parents, someone will know the person that you want to talk to. You know, so you just ask people, do you know, this is the book that I'm writing, do you know anyone I can speak to? And they're there. E poi sapete che si dice che ciascuno di noi può conoscere chiunque nel mondo in semplici 10 passaggi, che quindi siamo tutti strettamente collegati. Quindi in realtà basta semplicemente chiedere in giro, sto scrivendo un libro, sai di qualcuno che potrebbe far parte di questo libro, potrebbe essere un personaggio, e quindi lo chiedevo ai miei amici, agli amici degli amici, ai membri della famiglia, alla famiglia degli amici e così via. Alcuni suoi libri sono scritti da diversi punti di vista e i capitoli portano il nome del personaggio che sta parlando. Di adolescenti, ma a volte anche di adulti. Con questa scelta molto efficace, intende rivolgersi anche agli adulti? No, it's not designed to pull adults in. I'll tell you how it started. It was by accident. No, in realtà non è una scelta precisa per coinvolgere gli adulti. Adesso vi racconto come è cominciato, è stato in realtà per caso. When I wrote Junk, the first draft was all the voice of Gemma. And it was going to be published like that. Until one reader came back and said, oh, Gemma, all the way through the book. Okay? And so then I thought, oh my God, it's true. So I wanted to put those different viewpoints in so that you would have all the different attitudes towards
drugs, towards drugs use, towards that culture in Bristol at that time. Allora, quando ho cominciato, quando ho scritto la prima versione di Junk, in realtà era tutto scritto dal punto di vista di Gemma e, ed era, doveva essere pubblicato così finché un lettore mi diede un feedback molto negativo, mi disse no Gemma è pesantissimo, tutto il libro, anche no, e allora mi sono reso conto che effettivamente era vero e ho deciso di inserire tutti questi punti di vista diversi proprio per anche riflettere i diversi atteggiamenti nei confronti di questa cultura di Bristol, di questa cultura della droga. And it's such a fun way to tell a story, because the viewpoint moves around, it shifts, you can move on very quickly because you're looking at things from a different point of view, and you get a very three-dimensional view of the world. It's much more like the world we exist in, because you can often see the same thing from different viewpoints and see how much it changes as the viewpoint changes. Ed è in effetti un modo molto più divertente di scrivere, perché grazie al cambiamento di punto di vista si possono fare dei passaggi molto veloci e il risultato è una vista tridimensionale sul mondo che è molto molto vicina a quello che è il mondo realmente, in cui effettivamente possiamo guardare la stessa cosa da diversi punti di vista e vederla diversamente. Perché i genitori degli adolescenti protagonisti dei suoi libri sono in genere assenti, come nel caso di Billy in Kill All Enemies, drogati o alcolizzati, come quelli di Tara in Storia d'amore e perdizione, o duri o violenti, come il padre di Billy Elliot, il padre e la madre di Tara in Storia d'amore e perdizione. E gli adulti positivi scarseggiano nei suoi romanzi o anche nella vita vera? No, I had a nice childhood. My parents were very kind and looked after me very well. Okay, but you know, in writing for young people, most writers get the parents out the way really quickly, because so much of your decisions of your life are taken by your parents. Okay. So unless I'm writing about the little bit that's left, if you're writing, I will get rid of the parents. So that if big things are going to happen to you, if dangerous things happen to you, if you have good parents, they'll come in and take care of you. So it's much more exciting, and it shows much more about the characters if I get rid of the parents. But if you think of all children's books or young people's books, everybody gets rid of the parents, really. No, in realtà non è autobiografico, nel senso che io ho avuto un'infanzia molto serena con dei genitori che mi hanno amato tantissimo e si sono presi cura di me. Però diciamo che tutti gli scrittori di questo genere di letteratura in realtà eliminano i genitori a prescindere, perché altrimenti la lettura sarebbe molto noiosa, perché i genitori quando sono presenti si prendono cura, prendono la maggior parte delle decisioni per i figli e quindi se succede, deve succedere qualcosa di interessante, di coinvolgente, di pericoloso, deve succedere quando i genitori non ci sono e quindi vanno eliminati. Questo è tutto dal book blog e grazie.